Fred Film Radio, sono Matt Micucci dalla 73esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica e sono qua in compagnia del regista Gaston Solnicki, regista del film Kekzakalu. Kekzakalu, che è quasi impossibile da, da pronunciare. Grazie per essere qui con noi. Grazie a voi. Innanzitutto ci può fare un breve riassunto del film, della storia del film? Sì, certamente. Questo film è ispirato dall'opera che Barba Blu di Bartok, chiamiamo Kekzakalu perché infatti non è la storia proprio dell'opera, come l'opera non è la storia anche di Barba Blu, ma della Barba Blu diciamo della leggenda e anche del conto, del racconto tradizionale, ma è più una, diciamo una esperienza ispirata di diverse maniere di queste opere di Bartok, non solo perché abbiamo la sua musica, ma è anche ispirato dal suo proprio, la propria scheda di lui, centi anni fa, quando lui andava a ricercare queste canzoni folcloristiche e le trasformava in musica moderna, no? E lui lavorava con il fonografo di Edison e noi con la camera di Edison, con il cinema. E, è un film dove diciamo c'è una storia, anche se non è lineare, ma una storia trovata nel campo, come abbiamo trovato Laila Maltz, una dei protagonisti, e dopo attraverso lei una di altri commedianti. Allora, il film non è una rappresentazione dell'opera, ma è ispirato di questo materiale, anche con la sua musica. Parliamo un po' della costruzione del film. C'era una sceneggiatura? Non c'era sceneggiatura e non c'erano dei desideri o del materiale preconcepiti. È un film che abbiamo trovato così, veramente come Bartok, anche quando ha fatto questo, come compositore dell'epoca, come lui, che scriveva una musica che non aveva ancora di musicisti a suonare, che dicevano che era tecnicamente impossibile, ma anche qua un film di ficzione senza sceneggiatura, la gente non era molto contenta, è stato diciamo difficile, ma sì, prima non c'era, aveva né una storia né una sceneggiatura, ma lo stesso abbiamo trovato questi rapporti materiali e io credo che non è lo stesso un film, anche se è stata una propria sperimentazione, un salto nel vacío, ma il risultato è accessibile. Beh, sì. Anche secondo me il film è molto bello, oltretutto da vedere, certo, l'ho visto ieri, certo. È molto bello da vedere, la fotografia, lo stile è molto preciso, ce ne puoi parlare anche di questo? Sì, sì, come io non sapevo tante cose che non potevo controllare, quelle cose che dipendevano da me, le facevo in una maniera quasi, diciamo, fascista, allora il film è fatto con un solo lente, senza movimenti di camera perché come non sapevamo quello che arrivava non potevamo muovere tante cose e per me il suono e questi aspetti formali sono stato un punto di partita importantissimi e dopo ci siamo ritrovati un po' la storia, i personaggi, la struttura, no? ma è un film costruito attraverso che i giorni passavano. E in questo senso come ha lavorato con gli attori? Con molta pazienza di loro, perché veramente non è che non sapevamo quello che avevamo a fare due settimane dopo o anche due giorni dopo, ma attraverso la toma non si sapeva che la gente mi mirava, ho perduto proprio un amico che faceva il suono, mm-hmm. Perché immagina con la... Allora, io quando cercavamo situazioni, spazi che erano relazionati con la storia che nasceva, e una volta che eravamo là, cercavamo di, senza troppo manipolare ni divenire contro la naturalezza del proprio film, di vedere dove il film poteva diciamo, trovare una evoluzione narrativa. E i commedianti hanno stato proprio veramente un atto di fede, di entrare in un film così, con tanta esposizione. De loro perché anche sono persone, abbiamo partito dalle proprie, fanno diciamo di loro stessi un po', la ficzione non è mai andato così lontano de loro, anche sulle famiglie sono nel film. Congratulazioni, grazie per essere stato qui con noi. Grazie a te. Grazie e questo è Fred Film Radio, The Festival Insider.